Buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a parlare del solstizio degli eroi e dei momenti di trionfo che inizieranno il 31 luglio sulla torre. Il solstizio degli eroi, per chi non lo sapesse, è un evento che si tiene appunto a fine anno 1 di Destiny 2 e che serve bene o male per ricordare tutto l'anno che abbiamo trascorso e per ricevere delle ricompense esclusive appunto dell'evento. Come ho già detto, inizierà il 31 luglio e a partire da questa data la torre riceverà dei cambiamenti. Oltre ovviamente agli addobbi per l'evento, compariranno tre statue delle tre classi dei guardiani al centro della torre. Queste saranno un po' il nostro vendor, che ci darà le taglie e le ricompense durante il solstizio degli eroi. Essenzialmente la sfida principale dell'evento consiste nel rivivere alcune missioni della storia, diciamo remixate, in una modalità più difficile. Inoltre in giro per la torre saranno diffuse anche altre 5 statue semi nascoste che ci daranno accesso ad altre 5 missioni molto più difficili e che ci daranno altre ricompense. Strettamente legato all'evento del solstizio degli eroi sono i momenti di trionfo. Come abbiamo già visto, dovremo completare delle sfide per ottenere punti. Al raggiungimento di determinate cifre potremo ottenere delle ricompense, che sono rispettivamente in ordine dal più piccolo al più grande: un emblema, lo spettro, il codice per sbloccare l'acquisto di una maglietta edizione limitata sul Bungie Store. Tengo a precisare che il codice non ci regalerà la maglietta, ma ci permetterà di acquistarla. La storia dei momenti di trionfo. E quando avremo completato tutte quante le missioni, riceveremo una modifica all'emblema che abbiamo preso all'inizio. Inoltre sarà anche disponibile una nave esotica. Oltre a queste ricompense saranno disponibili anche dei decori, degli astori e degli spettri inediti del solstizio degli eroi. E anche un set d'armatura che avrà una particolarità, ovvero che andrà livellato. Non so se questo livellare l'armatura si riferisca al livello di luce oppure ad una sorta di sfida interna, ma posso dirvi che con l'aumento di questo livello verranno effettuate anche delle modifiche estetiche alle armature. Inoltre, durante il solstizio degli eroi, quando saliremo di livello, riceveremo insieme all'engramma luminoso l'engramma del solstizio, che appunto ci darà delle ricompense tra quelle che vi ho detto prima. Fatto molto interessante di questo evento è che tutte le attività possono droppare fino a luce 400, quindi permettendoci di arrivare al level cap insieme ai Red Layer in modalità prestigio. Quindi ragazzi, questo era tutto quello che c'era da sapere e che per ora sappiamo sul solstizio degli eroi. Io vi ricordo che il 31 luglio comincerà questo evento. Detto questo, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce è mia.